Tra 5 minuti sono pronto, ci possiamo collegare quando volete. Radio Carro, la radio strana per gente strana che ti fa sentire strano. E la Madonna, è un chilo e mezzo lì, eh. Comunque il tuo e la Madonna, mi hai fatto morire. Buongiorno, buongiorno a tutti amici di Radio Carro, benvenuti lunedì 20 settembre 2021. Che bella giornata, come è andato il fine settimana? Allora, tutto a posto da voi? Io c'ho due o tre novità prima poi di andare sugli argomenti canonici tipici del lunedì. Come sapete, lunedì, per la gioia di Alberto e Roby, è dedicata al calcio, è dedicata allo sport, per la loro gioia immensa, che sono convinto che Alberto sta lì aspettando il momento esatto in cui la trasmissione è pronta per essere online per ascoltare immediatamente i risultati delle partite. È vero Alberto? Dai, adesso a parte gli scherzi, oggi siamo belli ingrifati, oggi siamo belli attivi, sinceramente oggi mi sento carico come si dice a Roma, a pallettoni, ma staremo a vedere. Allora, dicevo due o tre novità. C'è stata l'esordio di questa nuova trasmissione condotta da Roby insieme a Manuel sul car fishing, tra l'altro una cosa anche che personalmente mi interessa, perché era un tipo di tecnica che mi c'ero approcciato un po' così qualche annetto fa, ma poi dopo per mancanza di luoghi, mancanza di posti dove pescare e quant'altro l'avevo un po' abbandonata, dedicandomi a una tecnica un pochino differente, anzi forse in realtà una tecnica quasi inventata, quasi di serrapiante da me praticamente, per cui così mi sono un po' impigrito negli ultimi tempi, ma l'andare a pesca con loro e ritrovare queste cose mi ha fatto riaccendere la voglia di imparare, la voglia di pescare tutto. Quindi, cari ragazzi miei, ascoltatevi queste trasmissioni che andranno in onda ogni sabato mattina, dedicate ed esclusivamente al car fishing. Vi ripeto, cosa che anche io ascolterò e che sinceramente mi interessa assolutamente molto. È stato un successone, ha avuto un sacco di riscontri, la trasmissione è piaciuta molto in generale, per cui bene così ragazzi, bene così, vi faccio i miei complimenti, perché il format e tutto il montaggio del grande Alberto e tutto mi è piaciuto molto, quindi bravi ragazzi, bene così assolutamente, cerchiamo di evitare le parolacce, ma per il resto è andata assolutamente alla grande. Detto questo, un'altra cosa ragazzi, sentite dei rumori strani sottofondo, perché purtroppo, ahimè, il finestrino di sinistra della mia Rambo mobile si è rotto e quindi non posso tirarlo giù, tant'è vero che l'ho bloccato con dei tasselli addirittura, perché altrimenti mi cascherebbe, si è spaccato tutto, praticamente tutto l'ingranaggio all'interno, tant'è vero che sabato mattina mi ci sono messo con calma, l'ho smontato, me lo sono messo sul tavolino del giardino sotto la luce del sole, cercando di capire come funzionava, cercando di mettere a posto il meccanismo, ma ahimè non c'è modo di metterlo a posto.
è tutto mangiato e niente da fare, così ho dovuto andare a comprare il nuovo. Adesso aspetteremo il tempo che arriva, nel frattempo ho dovuto bloccare il finestrino. E questo cosa vuol dire? Che chiaramente, anche perché per la via della sigaretta eccetera, io ho il finestrino aperto e devo tenere aperto per forza quello di destra. Ora, al di là di quello che si può pensare, il finestrino di destra sente i rumori della macchina quando passa vicino delle case, cioè i rumori sono molto più forti già a destra che non a sinistra, quindi è probabile, ahimè, che ogni tanto sentirete dei rumori così di sottofondo, lontani, un pochino strani. Sapete il motivo, sapete assolutamente il motivo, perché il finestrino di sinistra non posso tirarlo giù. Spero che mi arriverà in settimana, non appena mi arriva in settimana lo monterò, perché nel frattempo ho pure imparato chiaramente a smontarlo e a metterlo in ordine. Detto questo, ragazzi, andiamo direttamente sul calcio. Anzitutto, attenzione, sullo sport bisogna fare dei grossi complimenti. Io non l'ho visto, non ho avuto modo di vederlo, perché sinceramente ve l'ho detto, questa storia di DAZN mi mette in difficoltà, mi mette molta difficoltà a cercare di vedere le altre partite, di vedere le partite tutto, perché un po' di problemi a livello non di connessione, ma così a livello di casa, a livello casalingo c'è un po' di problemi, perché per via della televisione da usare e alle volte collegamento è quello che è, insomma, sinceramente per me questo DAZN hanno fatto un danno, ragazzi, che è impressionante, sinceramente non si può fare così. Poi tra l'altro, come vi ripeto, nemmeno mi è consentito vedere DAZN italiano, mi è consentito vedere DAZN tedesco, il quale le fa vedere tutte le partite, però non c'è niente. Non c'è niente, non c'è commento, non c'è i gol a fine partita, non c'è un'analisi, non c'è assolutamente niente. Alle volte addirittura le partite sono commentate in inglese, alle volte non sono neanche commentate, vengono semplicemente trasmesse, senza audio, per cui bello, un bel servizio per quello che costa, ci mancherebbe altro, però francamente manca molto 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 quel fatto, è come la prima, l'approfondimento del prima partita, del dopo partita eccetera, perché non mi hai dato modo di vederlo, per cui questo mi mette in difficoltà. Però volevamo fare un enorme complimento ai ragazzi del volley, della pallavolo, che contrariamente a quanto sembrava, perché c'è stato un momento sinceramente quel quarto set mi sembrava che dovessero perdere, invece lo spirito, la voglia di vincere, la disciplina tattica eccetera ha fatto in modo che, insomma, ragazzi, siamo campioni d'Europa anche lì campioni d'Europa con la pallavolo femminile, campioni d'Europa con la pallavolo maschile, e il nostro ciclista, il nostro grande ciclista di livello ha vinto anche il campionato del mondo in Belgio, battendo i belgi in casa loro. Siamo campioni d'Europa con il calcio, insomma, ragazzi, è un'annata, questa del 2021, che è strepitosa, è veramente veramente strepitosa. Oltre poi il fatto col Gran Premio di Casalingo, per me è Casalingo, perché praticamente pensate che davanti al circuito di Santa Monica, proprio il circuito di Misano, abita il Mircone, un mio grandissimo amico, che a parte che si è vissuto per anni mio zio e mia zia, ma attualmente abita al Mircone, un grandissimo amico che ai tempi di Radio Zampa Sportiva mi interveniva sulla Juventus, e abita proprio davanti al circuito, quindi potete capire, quando io intendo Gran Premio di casa intendo proprio questo. Non l'ho vista neanche questa, ragazzi, purtroppo è stato un fine settimana molto movimentato per me. Detto questo, vi faccio i complimenti un po' a tutti, non so se vi state rendendo conto del tipo di campionato che andiamo di fronte. Ieri c'è stata una frase di Allegri che mi ha lasciato anche lì, tra l'altro, ragazzi, anche là a vedere e ascoltare le interviste è diventato un casino, ho dovuto dare una letta questa mattina, perché ieri non c'era possibilità, non c'era nessuna possibilità. Tra l'altro mi fa la tristezza vedere quelli lì, appunto, Sky Calcio Club, che è la trasmissione che io addirittura me la registro perché mi piace molto, perché era un modo di parlare di calcio molto soft, molto leggero, con approfondimenti e tutto quanto, ma
No, quello show televisivo in un modo esagerato, no? Ecco, lo trovo un buon modo per parlare di calcio e delle partite. E così vederli a fine partita, parlare di una partita senza avere neanche l'intervista, sinceramente, mette una tristezza nel cuore, anche perché lo sapete, io ho un cugino che lavora a Sky, per cui che tra l'altro avete sentito anche qua in radio, quindi un po' mi dispiace, ecco. E anche lì ascoltare le interviste diventa difficile, ma una cosa che mi sono reso conto dalle parole che ha detto e non ha detto Massimiliano Allegri è che la Serie A nel giro di questi 2 anni che lui è mancato è cambiata, è veramente veramente cambiata. Lui non, penso che Massimiliano ancora non ha capito se è più cambiata la sua Juve, che non è quella di prima e che ha un'enorme difficoltà a far capire certi concetti calcistici, certi principi calcistici alla sua Juve, perché non è più in grado di capirli, o perché oggi la Serie A è talmente cambiata che fai veramente fatica a mettere in pratica quei meccanismi, quei principi di gioco che invece faceva prima. Perché? Perché è molto facile, molto semplice, ragazzi. Noi siamo abituati alla Juventus di Allegri che controllava la partita, controllava il gioco, lasciava l'iniziativa agli avversari, si faceva attaccare, non importa questo, salvo una volta andati in vantaggio, praticamente la partita era quasi finita. Si controllava, si amministrava, forse anche in un modo molto molto esaltante, tant'è vero che anche il gioco era deficitario, e si portavano a casa i 3 punti. Come che si diceva brutti e cattivi, ma si portavano a casa i 3 punti. Cosa che anche la Roma di Mourinho sta cercando di fare. Però si sta rendendo conto che appunto la Serie A è molto cambiata, è diversa, le squadre sono diverse, approcciano il calcio in un modo completamente diverso da quello che accadeva prima. Non so io fino a che punto la vittoria degli europei sia stata di insegnamento questo, oppure no. So che le ere calcistiche, per così dire, i tempi si differenziano, cioè l'una dall'altra, proprio dai grandi risultati delle nazionali. La nazionale che poi dovrebbe essere la massima espressione di quel tipo di calcio giocato in quel paese, del tipo di scuola calcistica che viene fatta in quel paese, che è quella che trionfa, se quella che detta un po' le linee guida negli anni a venire calcistici, no? Quindi abbiamo visto, non so, quando la grande Spagna ha vinto quello che ha vinto, c'era questa sorta di tic-tac del possesso del gioco, del passaggio orizzontale, eccetera. Un po' tutte le squadre giocavano così. Poi piano piano il calcio è cambiato, si hanno fatto una sorta di trick-track, no? quando ha vinto la Germania, una sorta di calcio spagnolo, quindi molto tecnico, fatta con controllo del pallone, con il controllo della partita, col controllo del gioco costante, continuo, ma unito con la fisicità e la velocità appunto delle squadre tipiche del nord, della scuola calcistica tedesca, che è puntata molto 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 su questo, fino ad andare avanti un po' poi dopo alla Francia, eccetera. Ecco, la vittoria dell'Europeo, dell'Italia di Mancini, senza avere delle grandi stelle importanti, fatta sul gioco, fatta anche sull'esteriore, no? Quindi vedere anche il bello della giocata, eccetera, la voglia di provarci da parte di qualche giocatore. Cioè, faccio un esempio: se mentre prima si diceva non colpire la palla, non tirare così da lontano, che tanto farai fatica a far gol, non tentare quella giocata perché non ne sei in grado, meglio che invece controlliamo la palla, meglio che invece butti via la palla in fallo laterale, ecco, oggi si cerca di giocare il pallone, oggi quella giocata si ha il coraggio di farla, perché se l'Italia con quei giocatori è riuscita a portarsi a casa l'Europeo vincendo con il gioco, una assoluta novità per quanto riguarda il nostro paese, questo ha dato coraggio un po' ai giocatori. È così che vedi Faraoni che prende il solo davanti l'area di rigore, invece di stoppare il pallone, invece di passare, di tentare qualcos'altro, che fa? Fa un tiro, ci prova e imbocca un gol che è una cosa, è un gol spettacolare, veramente veramente bello.
Lo stesso gol di Pellegrini, che è straordinario soltanto il fatto che lui abbia pensato di fare un gol di questo tipo. Avrebbe potuto magari incrociare la palla con l'altro piede e così anticipare e tirare. Il più delle volte fai fatica a far gol, perché il più delle volte in quel momento lì la palla magari la mette al lato della rete. Lui invece tenta un colpo di tacco. È chiaro che, dici, Lorenzo Pellegrini ha la tecnica, la capacità per poterlo fare, ma è anche la voglia di provarci, no? Quella libertà di mente, quella libertà di testa. Ecco, io penso che in questo senso la vittoria degli europei ha dato forza a questo concetto calcistico. Oggi vedi quel Cagliari che cambia allenatore, va a giocare all'Olimpico e schiaccia la Lazio di Sarri, dopo che era andata in vantaggio, la schiaccia nella sua metà campo, da intensità, da qualità, da manovra, intensità di manovra delle giocate, e ti mette in difficoltà la difesa della Lazio, fino a tal punto che addirittura strappa un pareggio che poteva essere pure qualcosa di più. La stessa cosa è successa appunto a Roma, dove la Roma contro il Verona è andata a perdere una partita anche meritatamente, perché è stata proprio persa, meritato proprio sul gioco, veramente veramente sul gioco. Se Mourinho, come Allegri, si pensano di tenere giù, di tenere la partita controllata, di amministrarla, di abbassare il baricentro con l'intenzione poi di ripartire nei contropiedi e negli spazi, io non lo so se quest'anno sia più semplice fare questo o no degli altri anni. La tendenza, da quello che si vede fino ad oggi, mi sembra proprio di no. Ecco perché escono fuori questi risultati. Quest'anno sarà una classifica sicuramente molto corta, probabilmente sarà una classifica corta dove gli scontri diretti saranno decisivi, ma dove si può perdere veramente punti qua e là in un modo anche clamoroso. Siete convinti che stasera il Napoli riesca a vincere? Adesso i napoletani chiaramente faranno tutti gli scongiuri del caso, giustamente, però le partite vanno giocate tutte. Pensate che era come una volta, che magari l'Udinese farà una partita di difesa, si metterà indietro, aspetterà l'avversario, cercheranno poi magari di ripartire in contropiede, e il più delle volte così ti si ritrova che magari la partita la perdi magari 1-0, perché prima o poi il gol lo prendi se giochi in questo modo. O invece pensate che la stessa Udinese quando avrà l'occasione non si porterà in avanti, non attaccherà in massa, non riempirà l'area di rigore, come appunto come ha fatto l'Italia a questi europei. Sono queste questo sinceramente la differenza di questo campionato rispetto agli altri che sto vedendo. Ecco perché è stato un turno di campionato molto particolare, che sicuramente hanno colto di sorpresa al di là di un'analisi tattica specifica magari di una partita rispetto da un'altra, che poi tra l'altro è così in contemporanea. Ho visto più la Roma, ascoltavo la Lazio in radio e vedevo la Roma, e quindi ascoltando le radio mi sono fatta anche giustamente una certa opinione, anche perché sinceramente come Radio fa le partite mi piace molto, perché fai i commenti sulla partita e quindi ti fa vedere meno la partita, ecco, per radio, no? Chiaramente, perché non descrivono la partita, però la commentano, e questo ti fa in modo di darti un'idea anche dal punto di vista proprio gestionale e di rendersi conto che effettivamente è così. Il Cagliari è andato a fare un secondo tempo dominando l'avversario, uguale chiaramente è uscito fuori ieri al Milan, dove la Juve ha fatto un buon primo tempo, un bellissimo primo tempo, è andata meritatamente in vantaggio. Poi dopo, nel secondo tempo, la tipica Juventus di Allegri pensava di amministrare il risultato come col Napoli. Dice: ok, io adesso amministro e poi quando l'opportunità prendo, riparto in contropiede, ci andando a cercare magari il secondo gol così in velocità. E così facendo si è ritrovata che prima o poi il gol lo ha preso, perché non lo so fino a che punto sia questo che sia una tendenza, ma a me mi sembra, lo ripeto di nuovo, un coraggio da parte delle piccole e medie squadre
nell'avere, nel tentare di stupire, nel tentare di fare la giocata, nel provarci, proviamoci, quella libertà di mente, quella libertà di pensiero, quella tranquillità di giocare in modo spensierato, come era appunto quella Sampdoria famosa dei fine anni 80, inizio anni 90, straordinaria appunto di Vialli, di Mancini, di come appunto la nazionale ha giocato questi anni fino ad arrivare appunto all'apoteosi della vittoria di questo campionato europeo. Ecco, lo ripeto, siccome più delle volte le ere calcistiche proprio si dividono per periodi in cui la nazionale vincente è quella che detta un po' le linee guida negli anni successivi, mi sembra proprio che si sta andando verso questa direzione, e vedrete che le squadre importanti avranno più difficoltà. Non è un caso che anche la stessa Fiorentina, con un atteggiamento più spavaldo, più coraggioso, giocando più di qualità, mettendoci intensità, attaccando gli avversari, quella che sta diventando una grossa sorpresa di questo campionato, lo stesso Torino, insomma queste squadre che dicono ok, noi andiamo e giochiamo a calcio, liberi di mente, con la tranquillità. Può darsi anche che sia magari il momento, può darsi che sia, sapete, l'inizio della stagione, quindi c'è quella libertà di pensiero, poi dopo quando i punti cominceranno a contare, quando dopo una sconfitta o un pareggio vuole rappresentare il salvezzo oppure no, quando si arriverà soprattutto nel giro di ritorno, magari forse le cose cambieranno, forse si ritornerà a una certa normalità, tra virgolette, ma in questa fase iniziale di stagione sto notando questo, e sto notando questa difficoltà da parte di quegli allenatori che si pensava praticamente di riprendere lì dove l'hanno lasciato. Poi dopo magari dovremo approfondire un po', ecco, il discorso, per esempio, ecco, sulla Roma, perché io ieri la Juve l'ho vista attentamente, l'ho vista con attenzione la partita, e si può fare anche un approfondimento. Ma poi la fine, ragazzi, alla fine mi sembra anche che sia una cosa abbastanza sterile in questo momento, è proprio il tipo di atteggiamento che è completamente diverso. Questo proprio ho notato anche sulla Roma. Per esempio, se vogliamo dire schiettamente sulla Roma, se tu vuoi fare quel tipo di gioco, io l'ho detto tante volte, ragazzi, da quant'è che vi sto parlando di questo modulo del 4-2-3-1, che fatto in un certo modo diventa devastante, fatto in un altro diventa un casino. Perché vedete, ragazzi, nel 4-2-3-1 il fulcro centrale del gioco, cioè, è un tipo di modulo molto speculare che, se tu riesci a farlo bene, diventa devastante, diventa un modulo molto molto efficace. Però per poterlo far bene tu hai bisogno di avere, perché tu in realtà giochi con un centrocampo a due, cioè tu hai soltanto due centrocampisti, quindi hai bisogno che quei due centrocampisti siano due giocatori completi, che siano forti fisicamente, che sanno dare protezione alla difesa, sono giocatori tattici che quindi riescono a cucire i vari reparti del campo, e soprattutto devono avere gamba, cuore, fisicità, capacità, e soprattutto cucendo il gioco devono avere anche quei piedi educati da registi. Dell'Inter di Mourinho c'aveva Cambiassoli, non è che c'aveva un giocatore qualunque. Se tu vuoi fare il 4-2-3-1 con Veretout e Cristante, che pagano dal punto di vista fisico, pagano dal punto di vista qualitativo, non riescono a cucire bene il gioco, obbligano Pellegrini a tornare molto indietro, ma soprattutto se gli esterni non tornano e aiutano il centrocampo, la Roma sugli esterni va sempre in enorme difficoltà. E infatti è quello che abbiamo visto soprattutto ieri, l'avevamo già visto nelle partite precedenti, ma ieri è quello che si è visto di più. Se te metti i due laterali, che di fatto, perché nel 4-2-3-1 alla fine dei conti, quando difendi diventa un 4-5-1, no? Per diventare un 4-5-1 bisogna che i due laterali scendano e si abbassano e che aiutano il terzino, che non ci sia quello spazio allora alle loro spalle. Se tu metti da un lato Zaniolo, che ancora
non la fase difensiva non riesce a farla in un modo efficace. Dall'altro lato c'è Molotov, quei nomi lo sapete che sono un disastro, che non riesce a tornare. È logico che tu metti la tua linea difensiva sempre in difficoltà. Se si ha Veretout e Cristante devono sempre andare a coprire quello spazio lasciato dagli altri, si crea al centro area una parte vuota, uno spazio vuoto che viene occupato dai giocatori, dagli attaccanti del Verona, e poi a quel punto lì sono liberi di poter tirare. Perché la cosa che lascia scioccati, è vero il gol bellissimo che fa Faraoni perché è un gol straordinario e tutto, però è vero anche che ha avuto la tranquillità di poter stoppare, di poter prendere la mira e di poter tirare. Se tu glielo consenti, perché? Perché gli lasci questo? Dice, una linea difensiva, i difensori centrali dovevano uscire, dovevano andare a coprire. No, non lo devono fare i difensori centrali in quel caso lì, visto che c'è anche la presenza dentro l'area di rigore. Lo devono fare i due mediani, i famosi due del 4-2-3-1, e devono stare lì davanti alla difesa e devono impedire il tiro da fuori, impedire il passaggio filtrante. Ecco, queste situazioni qua sinceramente vanno, si sta veramente andando proprio in difficoltà. La stessa cosa grosso modo è anche della stessa Juventus. Cioè, mi sembra da parte delle grandi squadre che si sta tralasciando un concetto fondamentale del calcio. Perché quando qualcuno dice il calcio è molto semplice, è vero, il calcio in realtà è molto semplice, sono pienamente d'accordo, ma attenzione però, c'è sempre una sfumatura nel dire che il calcio è molto semplice. Diventa semplice quando hai interpreti corretti, interpreti giusti. Se interpreti giusti non ce li hai, il calcio può diventare complicatissimo, può diventare estremamente difficile, estremamente complicato nei suoi meccanismi da attuare. E mi sembra da parte delle grandi squadre che si stia tralasciando il ruolo del centrocampo. Si pensa a prendersi un difensore di un buon livello, si pensa chiaramente anche col fatto di Donnarumma, no? A scegliersi un portiere di un buon livello, così ha fatto la Roma, così non ha fatto la Lazio e si vede anche le carenze, così ha fatto il Milan. Le discussioni appunto su Chelsea della Juventus, si pensa a prendersi i grandi attaccanti, ma bisogna che ci sia l'attacco, ecco, l'esterno e tutto quanto. Ma mi sembra che la parte nevralgica, la parte più importante del gioco, l'importante di una squadra, il fulcro centrale di tutto, ovvero il centrocampo, che è quella parte del campo che determinano il controllo del gioco in una partita, che determinano il filtro, aiuta la fase difensiva e l'aiuta alla fase offensiva, quella parte del campo che serve appunto da fare da collante tra tutte e due le aree, mi sembra che sinceramente non sia stato un po' tralasciato, sia un po' tralasciato questi ruoli fondamentali. Non a caso Mourinho chiedeva Chaga, per esempio, Chaga, perché era quel giocatore che a lui serviva, perché si era reso conto che sia Cristante che Veretout, cioè, oltre magari Veretout può essere quel giocatore muscolare, ok, ci sta, però dall'altra parte ti serve un giocatore di qualità, un giocatore che sappia cucire il gioco. Ecco perché voleva Chaka. Anche la stessa Juve, sì, ha preso Locatelli ed è sicuramente stato un grandissimo colpo, un enorme aiuto per il centrocampo, però a parte che va disciplinato, a parte che va, bisogna ancora capire quei meccanismi difensivi che non riesce a fare. Però se tu consenti agli avversari di entrarti in massa dentro l'area di rigore, prima o poi si creano quei presupposti. Al di là del gol bellissimo che fa Leao ieri, però te crei sempre queste situazioni. Anche i due gol del Napoli nell'ultima partita, con cui il Napoli vince la partita, sono frutto, è vero che sono due gol che si è fatta alla Juve, certo, ma sempre frutto di una pressione costante, una presenza costante dentro l'area di rigore che il Napoli ti ha fatto per tutta la partita. E queste cose le paghi a lungo andare, le paghi, non a caso nei secondi tempi è lì che la Juve praticamente perde sempre punti, anche se
francamente, un pareggio al momento attuale per la Juventus, un pareggio contro il Milan, sinceramente mi sembra un ottimo risultato, assolutamente un ottimo risultato. Ecco, vediamo un po' che tipo di campionato sarà, ma ho come l'impressione che assisteremo a un campionato bello, avvincente, dove però si può perdere parecchi punti qua e là contro queste squadre che sicuramente verranno su a giocare con più gioco, verranno e soprattutto con qualità, perché hanno anche la qualità. Perché l'Italia di Mancini ti ha proprio dimostrato questo, che pur non avendoci dei grandissimi interpreti, perché una volta si diceva non puoi controllare la partita, controllare il gioco se non c'hai Xavi e Iniesta, e a quel commento viene anche da dire, intanto sentivo un rumore strano, invece sono appunto quei rumori del finestrino di destra, che vi stavo spiegando prima, il fatto come il rumore si propaga in modo differente quando passi davanti a un'altra macchina che è parcheggiata. Sentite? Quando passi davanti a una casa con un cancello, magari un cancello di legno, un cancello di ferro, quando passi di fianco e magari ad una zona dove è pieno di piante, ecco, il rumore a destra cambia in base a dove passi te. Quindi ecco perché ho sentito ogni tanto questi rumori strani di cui non ne sono abituato, perché quando cammino chiaramente il finestrino di destra è sempre chiuso, apro chiaramente quello di sinistra, ecco. Comunque tornando a noi ragazzi, il discorso è stato proprio questo qua, insomma mi sembra di capire che sia proprio questa la differenza. È vero che l'Italia è stata in grado di controllare il gioco, di controllare la partita e tutto sul palleggio e quant'altro, però è vero che a centrocampo aveva Ferrati, Jorginho, certo grandi interpreti, no? Proprio del palleggio e quant'altro, però è anche vero che allenandoli in un certo modo, facendoli giocare liberi i giocatori, facendoli divertire mentre giocano, hanno anche il coraggio di provare certe cose. Ecco, su questo mi piacerebbe sapere l'opinione del nostro allenatore, del nostro caro Over, che sentiremo tra poco. Sentiremo tra poco, ieri ha registrato un bellissimo file che non ha ancora ascoltato e ce l'ascolteremo dopo insieme. Ecco, su questa cosa, se anche lui vede questa tendenza, se anche lui vede questa cosa che sto notando io, maggior coraggio da parte delle piccole squadre di venire in avanti, di giocarsi la partita, ma di giocarsela con qualità. Con qualità, con intensità, soprattutto con liberi di mente. Non so fino a che punto, ripeto, sia un fatto di inizio stagione oppure no. Con questo io oggi vi saluto, perché l'intervento di Over è un bel intervento ma è abbastanza lungo, dopo la trasmissione sapete diventa troppo lunga, poi Alberto si arrabbia, e noi ci sentiamo domani chiaramente parleremo di altro, parleremo di più attualità, sicuramente ci saranno da commentare altre cose, tante altre novità. Questo è tutto da parte mia, io vi saluto e vi auguro una buona giornata, un buon inizio settimana, mi raccomando fate i bravi, un abbraccio ai miei ascoltatori, un bacio alle mie ascoltatrici, pensavate che non la dicevo la mia filastrocca, no, ma invece chiaramente è immancabile, quindi mi raccomando fate i bravi. Adesso ci ascoltiamo una canzone e poi subito dopo l'intervento di Over, appunto, che è registrato lì. Ciao a tutti, a domani. Mare a trovare che la non tenimma ca, vieni con me e accomincia a capire come inutile sta a soffrire. Guarda sto mare che c'è un fondo di paura, sta cercando e ci impara.
senza guardare, tu continua a volare, mentre il vento ci porta là. A tu ci stanno le parole più belle, e te piglia per te imparare. Radio Carro, la radio su ruote, sempre in movimento. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Beh, innanzitutto buon lunedì, passato bene, tutti tranquilli, fine settimana tutto ok. E vi dico la verità, non sto registrando né sabato né domenica, sto rientrando dalla Valtellina. Oggi è venerdì e sono esattamente più o meno le 10. Ma quello che mi ha fatto, perché voglio parlare di questo argomento, perché mi ha fatto enormemente piacere due cose questa mattina. Una vocale alle 5:30 di stamattina, sempre un quarto, con il grande Roby, uno scambio di idee, che vedete 5:30 del mattino, quanta diciamo da parte di Roberto è avere un'idea e cercare di svilupparla. Quindi anche alle 5:30 mattina lui sa che a quell'orario io sono già quasi sveglio. Vabbè, però era un'idea che aveva, che ha, e adesso cercheremo di svilupparla al meglio, una bella puntata. Non svelo niente, diciamo che è una puntata sulla grande velocità, su un posto, su una... è una gara, qualcosina però lo devo dire, dai, perché mi intriga anche a me questa cosa qua, perché Roberto mi ha messo, come si dice, la pulce nell'orecchio, no? Questa gara fantastica, che è pura adrenalina, lì veramente, come si dice, deve avere il pelo, ragazzi, se vuoi fare qualcosa devi avere il grande pelo. Comunque, beh, piccola pillola, è una cosa che adesso lavoreremo io e buon Roberto. Ma poi è stato la seconda cosa, guarda, e aver sentito la trasmissione di Maurizio. Questa mattina aveva programmato
una cosa, però ascoltando il mio file ha cambiato idea. E questo mi ha fatto veramente piacere, perché capisci poi innanzitutto che anche lui, dovete sapere che anche lui ci tiene a queste cose. Immaginate, non so se ve l'ha mai detto, però vabbè, al massimo ve lo ripeto. Il buon Maurizio, che io sono andato a pesca assieme, immaginate solo, non solo lui, ma anche la mia principessa e Giulia, ringraziano il lago dove gli ha permesso di divertirsi, quindi grande rispetto della natura. E quando hanno la fortuna di pescare, in questo caso era una carpa, a parte che l'ammirano, non è che la guardano, perché loro la ammirano, perché veramente, immaginate voi lo sforzo che ha fatto, il dono della natura, poi e la bacia, è un gesto veramente bello. Quindi mi ha fatto piacere che il buon Maurizio, le belle perché le sci, si dice in Brianza, le belle perché le belle in sci, e ha cambiato idea e ha seguito più o meno il filone che volevo portarvi a conoscenza, che mi dà veramente fastidio di questo non pensiero che facciamo per quello che riguarda la natura. La natura ha avuto nelle ere la grande capacità di rivoluzionarsi, noi no, ve lo ripeto, non l'avremo questa capacità. E quindi mi ha fatto, le ripeto, veramente, come dico io, questa non è una radio, questa è una grande famiglia alla fine, io la reputo così, una big family, perché vedete ma dove trovate un gruppo di ragazzi, perché intendo, noi siamo ragazzi che abitiamo veramente a distanze no, cioè minimo sono 300 km l'uno dall'altro, ci vediamo poco, ci sentiamo spesso, però quello sì, perché questa è la verità, giornalmente, più volte al giorno, si ride, si scherza, ma si parla di cose serie e parliamo anche di cose serie, questo sì. E quindi vi ripeto, ciò che sta succedendo a questo pianeta veramente deve far riflettere. E che nella puntata che è andata in onda venerdì mattina, il buon Maurizio dice non ti devi scusare, però io cerco sempre di avere un lessico giusto, di non introdurre mai la classica parolaccia, però sapendo cosa succede veramente rimango deluso, ecco la parola giusta, sono deluso. Potremmo fare veramente tanto e non lo facciamo, oppure lo facciamo veramente in minima parte. Noi dovremmo avere rispetto di questo pianeta, e invece cosa sta succedendo? Che questo pianeta si aiuta da solo. Una cosa che, ascoltando la puntata di oggi, le parole di Maurizio, mi è venuto in mente ciò che abbiamo passato in questo ultimo anno e mezzo. Ricordate, eravate, perché io come Roberto, come Maurizio, come anche Alberto in parte, abbiamo avuto la grande fortuna di continuare a lavorare. È vero, erano condizioni in alcune parti difficili, perché avevamo tantissime restrizioni. Immaginate un come Roberto che guida giorno e notte, e le sue, diciamo, alla fine delle ore consentite di guida, ma sto povero ragazzo vogliamo dargli la possibilità di farsi una doccia, mangiare un piatto caldo? Gli era negato anche questo, perché sappiate che gli autogrill a un certo orario chiudevano. Quindi se le ore di ore di impegno finivano tardi, cioè dopo le 22, cioè sto ragazzo qua veramente
hanno passato magari momenti dove gli è stato negato anche una semplice doccia. Vabbè, questo parlando di Roberto, ma se andiamo a parlare poi della natura, avete visto il cambiamento in pochi mesi, come la natura si è adattata. Vi ricordate che hanno filmato i delfini a Venezia? Che se mettiamo, ci andiamo oggi, rischiamo di non vedere a 30 centimetri sotto l'acqua, perché è talmente, come dico io, colorata che non riusciamo a vedere cosa c'è a 30 centimetri dal livello. 6 mesi fa vedevamo i delfini. La natura quale capacità ha di adattarsi? Ma questo è successo in mille cose. Guarda, io è una cosa mia che ho visto, cioè scusate, che ho sentito. Il signore che era, come classico, c'era la possibilità di, io faccio jogging sabato e domenica all'interno del parco di Monza, e mi ha detto: sai che hanno visto animali che non si vedevano qua da tantissimo tempo, liberi. Magari ci sono, ovviamente, però ha talmente paura dell'umano, di noi, che fanno una vita chiusa, di paura, che sappiate che dove l'uomo passa non fa del bene, distrugge. Questo l'abbiamo appurato. Ma mi dicevano che c'era il parco di Monza, io vi parlo del parco di Monza, quello che so, mi dicevano che veramente si è rivoluzionato in pochi mesi, si è rivoluzionato, ma questo in tutte le parti di questo pianeta, la natura si è adattata in pochi mesi, non siamo riusciti in tantissimi anni. Questo che ancora mi porta sconcerto. Vi ho parlato dei fiumi, oggi parlano che si staccano qua mezze montagne, diciamo nel polo, grossissime quantità di ghiaccio per le alte temperature, tantissime, tonnellate, si parla di 1000 tonnellate di ghiaccio che cade in acqua. Ma sappiate che il ghiaccio non fa bene, a parte l'innalzamento dei mari, che è un'altra conseguenza che l'uomo prima o poi ne pagherà, perché ci sono città dove sono veramente allo stremo. Vedete, beh, abbiamo parlato prima di Venezia, qua si ripresenta. Venezia è una delle tante città che rischia di affondare. Miami è un'altra città dove rischia di affondare. Stanno cercando in vari modi di rallentarne il corso. Riusciremo a fermarlo, a rallentarlo sì. Quello dico, c'è lo sforzo per una città sì, per l'intero pianeta no, e non avrebbe neanche un costo, diciamo, se vogliamo partire da una base. Questa isola plastica che c'è nel Pacifico, a parte lo schifo, è che il classico della fauna va a mangiare, poi noi ce la ritroviamo sul piatto. Qui parliamo del pesce, microplastiche all'interno dei pesci si ritrovano, ma quello che è poi l'inquinamento atmosferico, di cosa buttano fuori le aziende, sapete, adottare certe misure anti-inquinamento per le grosse aziende, vediamo l'Ilva, cosa fa? Costa, hanno un costo, quindi è meglio evitare, è meglio mettersi parte di questo denaro in tasca, parte del denaro messo in tasca. Non è così, non deve essere così, l'amore per questo pianeta deve andare oltre, non che vediamo, diciamo, dal giardino di casa nostra vediamo la siepe, noi dobbiamo vedere oltre.
vogliamo veramente fare qualcosa di bello e andare oltre. Quindi abbiamo parlato di ciò che è nei mari, di ciò che viene trovato quotidianamente all'interno della fauna ittica. Ma immaginate quello che mangiamo, non dettato solo da ciò che proviene dal cielo con piogge acide e altro, ma solo come i nostri terreni, la falda acquifera è inquinata. Io ho avuto, l'ho raccontato a una persona, sono stato in una località vicino a Napoli, sapete che c'è il pomodoro, il pachino, bellissimo, buon prodotto dato da questa terra, pomodoro pachino. Ma io vi dico, se avete la possibilità, magari dovete passare, fermatevi, andate a vedere le coltivazioni del pomodoro pachino. Vicino ci sono delle aziende conciarie, quindi trattano delle pelli, le colorano le pelli, e in base al colore che viene stabilito dall'azienda in determinato giorno, quello è l'acqua che passa attraverso i campi della coltivazione del pachino. Bello prodotto, sì, va bene, ma con cosa il terreno viene bagnato? I coloranti, questo deve essere vietato, questo deve essere vietato. C'è, però da una parte mi fa anche piacere, perché c'è un ingegnere, non so se è bergamasco o bresciano, dove riesce, diciamo, a recuperare, sapete quelle alghe che stanno, che trovate in spiaggia al mattino, no? Quello che porta la marea, porta queste alghe dove vengono recuperate e cestinate. Ecco, c'è una persona che si è dedicata allo studio come smaltirla al meglio. Vedete, è partito veramente da una cosa piccola, però è riuscito, grazie poi alle ricerche fatte, grazie alla collaborazione di laboratori di ricerca e tutto quello che gli è servito per sviluppare la sua, diciamo, l'idea che aveva in testa, è trasformarla in concime naturale. Non viene più gettata, ma viene lavorata e rimessa nel terreno. Cosa potremmo fare con tutti i nostri scarti? Questo è uno scarto, diciamo, della natura. Volendo lo ricicliamo, lo cestiniamo. Quindi quello dico io, che la natura ci ha messo sempre a servizio tutto quello che ci serve per andare avanti, senza deturparne oppure abbattere alberi, foreste per costruire, per edificare, per lastrificare. No, non è da fare. Quando c'è, adesso non mi viene in mente, quella ragazzina così dolce che ha combattuto, è andata in piazza, ha combattuto per difendere questa terra, molti l'hanno criticata, invece di elogiarla, l'hanno criticata, l'hanno messa al bando. E adesso per un periodo ha dovuto pure vivere con una scorta. Vedete, la come siamo messi male, fatemelo dire, come siamo messi male. Cioè, questa ragazzina che ha difeso e ha fatto capire il male di questa terra è stata emarginata. Ci sono nazioni, diciamo nel nord dell'Europa, dove basano la loro base di vita è proprio avere rispetto per la natura, quindi si costruiscono, partendo anche dal classico arredamento, che
non venga, non vengano abbattute in foreste per costruirvi la cucina ideale, ma che non vengono sfruttate determinate materie che possiamo riciclare. Quindi non tutto è dato dalla natura. Un'altra cosa che mi ha fatto piacere in questi giorni, c'è a Genova il salone della nautica e ci sono molte aziende, per quello dico mi fa piacere, che costruiscono imbarcazioni bio. Non viene deturpata la natura per costruire un yacht, una barchetta, mettiamo quello che sia. È l'idea che mi ha fatto piacere. Se vediamo tutti i giorni le grandi aziende automobilistiche, ti dicono prendi l'elettrico, acquista l'elettrico, ti dico incentivi di qua di là, poi come adesso è stato detto ci sarà l'aumento dell'energia elettrica del 40%, e io dico per come prima mi incentivi ad acquistare una vettura full elettrica, però adesso mi fai ripensare e dici sì, ma il caro, cioè ci sarà un rincaro del 40%. Diciamo che se avevo un'idea green mi fai cambiare totalmente idea, me la fai cambiare l'idea. Invece di attuare diciamo delle come produrre energia costo zero, inquinamento zero, tu cosa fai? Netto contrario. Io sono il primo a dire magari se tutti avessimo anche una vettura ibrida, sarebbe dare una mano a questo pianeta, però da una mano tu mi fai l'ecoincentivo, dall'altro mi aumenta la bolletta del 40%. Ovvio, vabbè, allora facciamo così. L'idea qual è? Mi va bene che tu mi dai, però oggi per ora non l'acquisto, acquisterò ancora una vettura a combustione, domani andremo sul gas, qualcosina facciamo per questo pianeta, ma non è mai come avere una vettura elettrica, che la vettura elettrica inquinamento zero. Ci sarà il problema dello smaltimento delle batterie, quello è vero, però non sarà mai dettato come il consumo di una vettura che circola giornalmente. C'è anche da dire questo. Quindi quello che vi ripeto, le soluzioni ce ne sono tante, ce ne sono veramente tante, però non le attuiamo perché, come dice Buon Maurizio, chi è governa ormai dice sì, lo posso fare, ma ho 60 anni e quello che potrò vedere sì, lo vedrò tra 50 anni, ma io a 110 anni non ci arrivo. Quindi l'idea già al 50% viene scartata, poi l'altro 50% rimanente si fa il ragionamento o la decisione viene dettata dal portafoglio, quindi l'idea, vedete che in due mosse l'idea viene scartata totalmente. Dice ma tanto non lo vedo, non ci guadagno, ma mi conviene. Questo è il ragionamento da parte di alcuni politici. Beh, guardate, ci sono, parliamo poi dell'agricoltura, come sfruttiamo l'agricoltura per riuscire a sostenere questo pianeta. Facciamo agricoltura e le agricolture chiaramente non hanno senso, non si aspetta i corretti tempi di produzione, no, noi lo acceleriamo, mettiamo agenti chimici per riuscire a dare il prodotto migliore, più bello, ma la quantità non è la qualità. Ricordatevelo sempre che la quantità non è la qualità, quindi forse è meglio, come si è sempre fatto nel mondo dell'agricoltura, è
rispettare i tempi della natura, non accelerarli. Se la natura dice che ci vuole tot tempo per la maturazione di un frutto, di qualcos'altro, bisogna rispettarne i tempi. Punto. Non possiamo sempre andare a gettare sui terreni il chimico, come dico io. No, si va nelle stalle, perché è la stessa natura che ci dà la possibilità di usare, diciamo, arricchire la terra andando dalle stalle, meglio di quella. Così però, ti dicono, però così eviti di la formazione di erba, ma l'erba serve. Guardate il ciclo di un agricoltore: lui va nella sua stalla, carica il suo letame, arricchisce il terreno, dice sì, adesso all'animale che ha prodotto il fertilizzante, ma il contadino come fa? È la stessa natura, perché da dove ha buttato il fertilizzante cresce l'erba, è un ciclo continuo. Per quello vi dico che la terra può, siamo noi che non l'abbiamo rispettata. È un ciclo, ti dà la terra, parlando del classico contadino, l'etame arricchisce la terra. La terra ti dà il frutto per te, ma ha pensato anche all'animale che ha prodotto il letame, ciò che è servito alla terra per arricchirla. Vedete che la terra, questo pianeta, ci pensa. Non è dire che non siamo noi che non la pensiamo e non la curiamo. E non la curiamo. Il classico albero, è bello quell'albero. L'albero dà i frutti, dà ossigeno. Quando gli stai sotto, ti dà anche l'ombra, la freschezza, un posto dove tu puoi andare anche a riflettere. Guardate la natura quante cose che fa. Parliamo di un semplice albero, però noi nell'albero sapete cosa ci vedono? Un bel cassetto della Berloni o della Faebal o di quant'altro. Quello non vediamo, anzi alcuni di noi vedono in un albero. Io guardate cosa ci vedo in quell'albero, la differenza, il differente pensiero che faccio io e che fa un'altra persona. Comunque, per quello dico, riflettete, bisogna riflettere, informarsi di tutto quello che sta succedendo, di quello che possiamo fare, le iniziative. Guardate che ci sono tantissime iniziative, se uno vuole intraprendere come salvare il pianeta, curare il pianeta. Possiamo fare anche sotto casa, volendo, diciamo sotto casa, senza fare grandi spostamenti, se vogliamo possiamo anche non farli, a curare questo pianeta. Immaginate se ognuno di noi lo facesse. Un piccolo gesto da parte nostra. Cosa riusciremo a salvare? Come la potremmo aiutare questo pianeta? Ci dà il sole, la luna, c'è l'ossigeno, ci dà tutto. Dà tutto questo pianeta, ci dà tutto. Forse credo che sia l'unico pianeta in questo mondo, diciamo nell'universo conosciuto, che ha tutto questo. Tutto questo. Quando il buon Maurizio dice gli alieni vengono qua, io il mio pensiero ce l'ho, sono premunito di attivarmi, andando a scoprire determinate cose con delle piccole ricerche. Prove ce ne sono, volendo prove ce ne sono, che sono qua per aiutarci. Ovvio, sono tante le specie, e come si dice, ogni specie pensa al suo, io parlo di alieni, no? Ma visto le parole dette da un Ebe, entità biologica extraterrestre, fa riflettere.
è che lo, è un, ciò che è stato riportato è da uno sconosciuto. No, non è uno sconosciuto. Fate le vostre ricerche e poi vi accorgete di cosa sto dicendo. Per quello dico, ogni tanto andare a googolare su fatti, notizie reali, va bene, perché come dico io, ci sveglia fuori, ci sveglia fuori. Va bene, credo che abbiamo parlato abbastanza per oggi, se no alla fine rischio di non fare un intervento a Bomoriz, siamo quasi a mezz'ora e di ciò che volevo dire veramente una minima parte, perché c'è veramente c'è da parlare e dovrei farlo in maniera toccando un argomento per volta e farvi capire nel dettaglio cosa sta succedendo e i provvedimenti che non vengono presi, come viene mal sfruttato. Ma è una cosa che è un altro piccolo progetto che vorrei portare, completarlo poi, cioè parlarne e completarlo. Va bene, come dico di solito, cos'è? Tutto qui. Da parte mia e da tutto il gruppo di quei bravi ragazzi del Radio Carlo, noi vi auguriamo una buona giornata. Radio Carro, la radio su ruote, sempre in movimento.